Bentrovati, spero che fino adesso la serata sia stata interessante per tutti. L'evento continua, non ci fermiamo qui. Adesso ci saranno altri due momenti musicali. In un primo momento lo dedicheremo alla cultura hip hop, molto legata alla strada e a chi vive la strada. E quindi ci saranno alcuni rappresentanti della cultura hip hop di Forlì, Yassin Casanegra, Family P, che rappresentano Forlì come cultura hip hop. E in questo senso vi prego di avvicinarvi, di venire più vicino, per creare un'atmosfera anche più calda, siccome si sta facendo abbastanza freddo. Dopodiché ci sarà un altro momento in cui torneremo al rock con i Blackbirds, che faranno alcune cover dei Beatles. Io mi presento, sono Simone Esposito, sono legato alla cultura hip hop perché anch'io lo faccio, ma utilizzerò il mio spazio al posto che per fare le mie canzoni e per fare un piccolo discorso con voi, un piccolo dibattito. Anche per questo, se venite più vicino, possiamo dibattere insieme di argomenti importanti. Sono qui oltre che in veste di cultura hip hop, oltre che rappresentare questa cultura legata alla strada, anche in veste dell'organizzazione del terzo settore, di volontariato, organizzazioni cooperative, associazioni eccetera, perché sono vicepresidente anch'io di un'associazione del terzo settore che si chiama Economia per i Cittadini. Ringrazio la comunità Papa XXIII per aver organizzato tutta questa bellissima festa e per aver dato spazio alla voce di chi non ce l'ha. E comprendo il loro impegno nel sociale, la loro azione è di tipo solidale, solidaristico, in quanto aiutano gli altri. La mia associazione, l'associazione che rappresento io, che si chiama Economia per i Cittadini, invece è un'associazione del terzo settore che si occupa di advocacy, ovvero di sensibilizzare le masse, la cittadinanza, su determinati argomenti di ambito sociale. Se venite ancora più vicino tutti e diamo un po' importanza a questi argomenti, perché volevo anche voi sensibilizzarvi riguardo a chi vive la strada, prima di passare appunto alla musica hip hop. Non so se lo sapete, ma nei giorni scorsi si è svolto a Bertinoro una conferenza sul terzo settore, sull'economia civile, di cui fanno parte tutte le associazioni che aiutano chi vive in strada e comunque anche le persone, danno servizi sociali e operano in altri ambiti. Da questa conferenza che si è chiusa oggi, che è una conferenza importantissima a livello nazionale, che si è svolta qui a Bertinoro, a Forlì, è venuto fuori che il welfare state, ovvero la mano dello Stato nell'aiutare chi ha bisogno, si sta man mano ritirando. Tutti voi sapete il momento che stiamo vivendo di crisi economica. È per quello che volevo fare un piccolo discorso proprio su questo tema dell'economia, che in qualche modo è molto legato alle persone che vivono la strada. Mi state seguendo? Ci siete? Fate un applauso per chi suonerà dopo il discorso dopo il palloso. Grazie. Quindi ringraziamo chi ha organizzato tutto questo e vado per concludere e vi dico quello che vi devo dire. Il welfare state in Italia si sta ritirando, come emerso da questa conferenza nazionale di massimo livello sul terzo settore, che è quello che opera proprio nel settore del sociale. E quindi si sta sempre di più, diciamo che il governo si sta sempre di più rivolgendo a quelle associazioni che come questa aiutano il sociale, ritirando la sua mano e delegando a queste associazioni appunto il ruolo di aiutare chi è in difficoltà, gli svantaggiati. Quello che volevo dire è che queste associazioni fanno un grande lavoro e quindi direi di fare un altro applauso a tutte le associazioni del terzo settore che operano nel servizio sociale, che operano per aiutare gli svantaggiati. Fanno un grande lavoro, ma questo lavoro deve essere per forza accompagnato da quello che è il ruolo dello Stato, il ruolo del governo in questo settore, che non può ritirarsi. I senza fissa dimora, i senza dimora che sono qui stasera, i senza dimora in tutta Italia, sono persone di differente provenienza. C'è chi ha perso il lavoro, imprenditori che hanno fallito, sono costretti alla strada. Ci sono migranti che hanno diritto anche loro a una vita e provano a cercarsela qui, e non è facile costruirsi una vita qui in questo momento, soprattutto per la crisi. Ci sono anche persone che lo fanno per scelta di vita. Tra queste persone, comunque, in tutti questi gruppi, che non vogliono essere esaustivi ma solo alcuni, è importante rivolgersi a quelli che cercano di riscattare la propria posizione, che in qualche modo lo vogliono uscire di questa posizione di senza fissa dimora e non ce la fanno. È qui proprio che c'entra l'economia, il ruolo dell'economia. Se siamo in questa situazione è perché le scelte sono state fatte a livello politico, e quindi facciamo un appello anche alla politica di aiutare il terzo settore e soprattutto di far tornare ad agire lo Stato e aiutare il sociale.
Quindi sì, dare la possibilità alle persone che non hanno una dimora di riscattarsi, ma per riscattarsi, nonostante sia grande l'impegno che le associazioni mettono nel dare una casa a queste persone, di dare un pasto a queste persone, tutto questo non basta. Io penso che per queste persone senza dimora il miglior modo di riscattarsi sia emanciparsi, ovvero avere esse stesse la possibilità da sole di costruirsi il futuro, in un primo momento grazie alla situazione, in un secondo momento grazie a se stesse. E in che modo? Qual è il miglior modo di emancipazione e di riscatto per queste persone? Se non il lavoro. Voglio mettere il lavoro appunto al centro di questa questione. Economisti famosissimi come Keynes, il fondatore della macroeconomia, ci hanno spiegato già nel 1936 che è possibile raggiungere uno stato di piena occupazione in un'economia, ovvero è possibile dare un lavoro a tutti. E è il lavoro proprio che permetterà a queste persone di riscattarsi, costruirsi un futuro, venire fuori anche dall'aiuto delle associazioni e costruirsi una propria vita. Quindi l'economia ci dà gli strumenti per dare un lavoro a chi ne ha bisogno e toglierlo dalla strada. Se vi informate, non posso qui fare un discorso che sarebbe troppo lungo sull'economia, ma se a livello personale vi informate su economisti come Keynes, Minsky, economisti eterodossi, hanno teorizzato che è possibile raggiungere lo stato di piena occupazione. Detto questo, per farvi capire cosa? Per farvi capire che se in questo momento non possiamo dare un lavoro a queste persone, non possiamo dargli una possibilità di riscatto, non è per colpa dell'economia o della crisi, che è qualcosa che non è che è immanente, è lì, ma è qualcosa che è modificabile. Citando anche Adorno, se noi vediamo tutto quello che abbiamo davanti come non modificabile, lo vediamo come statico. Se vediamo tutto quello che abbiamo davanti come modificabile, tutto quello che abbiamo davanti non è tutto. E quindi questo per dire cosa? Per dire che l'economia ci dà gli strumenti di occupare queste persone, ci dà gli strumenti per raggiungere la piena occupazione e riscattare queste persone senza fissa dimora. Se siamo in questo stato nel quale non è possibile dare un lavoro a queste persone e tante altre lo stanno perdendo, e il welfare, lo Stato si sta ritirando la sua mano dall'aiuto sociale, lo sta delegando alle associazioni del terzo settore, che anche loro sono sempre più in difficoltà, è per un motivo politico, sono scelte politiche che ci hanno portato in questa condizione. Ed è quindi anch'io, come la comunità, faccio la mia denuncia che è alla politica per cominciare a rioccuparsi di quello che è lo stato sociale e dare la possibilità di riscattarsi alle persone senza fissa dimora. Grazie a tutti, passiamo alla musica, spero di non avervi annoiato. Il primo artista dell'ambito hip hop che rappresenta un po' di...